Alta Rimini News. Alta Rimini News. Terminato il weekend dedicato alla MotoGP, si traccia un primo bilancio dell'enorme mole di auto che ha frequentato la provincia di Rimini e il comune di Misano. Il piano di viabilità messo in atto dalle amministrazioni provinciale e comunale ha tenuto. I numeri dei partecipanti sono stati nel preventivato. Un arrivo scaglionato e ben distribuito sulle arterie stradali che non ha causato grossi disagi. Al momento del rientro, dal tardo pomeriggio, i primi problemi. Alla mole di auto di appassionati di motori si sono uniti i vacanzieri di rientro da una giornata in spiaggia. Diverse le deviazioni e le code che comunque sono state smaltite nella prima serata senza grosse difficoltà. Quasi 300 sono stati gli uomini tra protezione civile e agenti messi in campo per il weekend della MotoGP. Sono sempre gravi ma stabili le condizioni della disabile cinquantenne ricoverata in terapia intensiva nel reparto di rianimazione del Bufalini di Cesena. La donna, affetta già da una patologia del sistema immunitario, è risultata positiva al virus dell'influenza A. La paziente, ospite di una comunità residenziale per disabili adulti, tempo fa era stata colpita da polmonite. Il virus ha colpito anche alcune persone della comunità che sono state curate dal medico di base e dopo qualche giorno trascorso a letto sono tornate alle normali attività. La polizia di Pesaro ha arrestato in via Trieste un italiano residente in città per danneggiamento aggravato. L'uomo, per motivi tuttora sconosciuti, si trovava in un bar quando ha iniziato a lanciare le sedie contro il vetro di una finestra del locale, andata subito in frantumi. L'aggressore si era volatilizzato, ma la sua faccia non era sfuggita ad alcuni testimoni che hanno segnalato la cosa alla polizia. Rintracciato dopo poco, deve rispondere di danneggiamento aggravato. Anche Ticredito Rimini aderisce all'accordo anticrisi siglato tra ABI, Impresa e Ministero del Tesoro. Sentiamo Glauco Valentini. Il 3 agosto scorso il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese che hanno adeguate prospettive economiche in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede in particolare la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo e di leasing. È inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Anche Eticredito di Rimini, nella prima riunione utile, il consiglio di amministrazione di Eticredito ha deliberato l'adesione all'accordo, che può essere applicato a tutti i clienti che ne vorranno far richiesta e per le tipologie di crediti previsti dall'accordo. Lunedì 21 settembre riprendono i lavori su via Savonarola a Rimini per consentire l'esecuzione per la ristrutturazione e il potenziamento dell'impianto di sollevamento del sottopasso. Con il ripristino della pavimentazione stradale verrà modificata la circolazione. Sarà istituito il divieto di transito in via Savonarola al lato Ravenna, al lato canale del sottopasso ferroviario. Alta Rimini Sport. Parliamo di calcio, Lega Pro con Riccardo Giannini. Seconda sconfitta in campionato per il Rimini, certo non bisogna far drammi per due batoste contro Pescara e Taranto, però certo il problema per i biancorossi principale al momento è quello di fare rete. Infatti nella trasferta contro il Taranto i biancorossi si sono espressi su discreti livelli di gioco, ma l'unico a essere pericoloso è stato il difensore Rinaldi, che su calcio d'angolo ad inizio ripresa ha sfiorato di testa la rete del pareggio. Il Taranto certo è una corazzata che dovrà assimilare al meglio le direttive tattiche di Braglia, ed è una squadra con una rosa troppo elevata probabilmente. La punizione del neo Correa al decimo minuto ha permesso ai pugliesi di gestire la gara nel modo dovuto senza rischiare praticamente nulla, appunto la già citata occasione di Rinaldi. Mister Melotti ha giocato la carta Kirilov, il giovane attaccante bulgaro della Berretti, classe 92, e nel finale Mattia Macchi, ma il pallone non è voluto entrare. Ora per i biancorossi arrivano partite per la portata, ma l'impressione è che il mister dovrà inventarsi qualcosa per concretizzare la mole di gioco prodotta. Alta Rimini News, Alta Rimini News.